Senti Gianfranco, sul giornale di oggi ho visto che tu hai presentato un'interpellanza sul problema che ci sono i soliti furbetti che utilizzano il permesso dei disabili, magari hanno anche per carità il permesso perché hanno veramente un parente disabile, oppure sono anche magari hanno qualche problema, però sembra che ci sia un utilizzo un po' esagerato, tanto è vero che spesso io conosco altre persone che sono disabili che non riescono a parcheggiare perché i posti sono tutti pieni da persone che apparentemente non hanno alcun problema. Tu sia in veste di consigliere comunale, sia in veste che anche tu hai qualche problema di deambulazione in pratica, mi sembra che puoi dire qualcosa di più incisivo. Certo, io ho presentato questa interpellanza che non è la prima, a dire la verità non è la prima, perché mi sono accorto che a Chioggia, soprattutto nel periodo del vigore e la vigenza della zona traffico limitato, si vedono un sacco di macchine con i permessi disabili che scorazzano nel corso del posto. Io sono convinto che ci siano pochi controlli da parte della Polizia Municipale relativamente a questo problema e che tanti che disabili non sono utilizzano in modo improprio il cartellino per i disabili. Diciamo che quasi sempre se tu guardi il corso del popolo durante la zona a traffico limitato vedi macchine che sforazzano con il permesso di disabili e poi ti accorgi che questi vanno ad occupare gli stalli adibiti appunto per i disabili, escono dalla macchina e sono normodotati. Ecco, io ho presentato questa interpellanza per sollecitare l'amministrazione soprattutto per far sì che ci sia un effettivo controllo da parte della Polizia Municipale sull'utilizzo di questo permesso e in secondo luogo che venga applicato il regolamento che già la Giunta Romano Tiozzo a suo tempo ha approvato nella parte in cui si obbliga l'accompagnatore a comunicare alla Polizia Municipale che quel giorno deve accompagnare un disabile nella zona a traffico limitato. Io spero che questa amministrazione sia sensibile a questo problema, anche perché facendo un conteggio così a spanne, io mi sto accorgendo che Chioggia ha il 5% dei propri abitanti che sono disabili e io non credo che questa sia la situazione reale della città di Chioggia. Roberto Iazzetta, presidente regionale di Cittadinanza Attiva, cosa ci dici su questo problema, su questo tema? Noi anche a livello nazionale e regionale abbiamo fatto una grossa battaglia in queste ultime settimane. Difatti l'abbiamo titolata Noi siamo VIP. VIP non vuol dire very important persone, come diciamo abitualmente, ma vuol dire very invalid persone, persone veramente invalide. È difficile di questa città, ma un po' anche a livello nazionale, che si corredisco di fare tutto il buon passo. Ci sono persone veramente invalide che hanno bisogno dei permessi e queste vanno considerate. Tutto sta a togliere il malvezzo che c'è, che siamo tutti quanti uguali e che c'è l'invalido che fa il furbo. L'amministrazione comunale dovrebbe essere in grado evidentemente di selezionare effettivamente chi ha diritto a permessi. Dopodiché io posso venire tranquillamente a accompagnare un invalido oppure andare a prendere e posso viaggiare perché ho il mio diritto con il contrassegno e ho diritto anche ad andare nelle aree riservate ai passaggi pedonali. L'importante è che si capisca che chi ha il permesso lo abbia perché è veramente invalido, cioè è un VIP. Grazie.